Confermarsi, e questo l'obiettivo della Virtus Serie Pino. La squadra del Tricolle ha chiuso il 2023 in cima alla classifica con 14 punti. Bottino che ha permesso alla formazione del Tricolle di conquistare il titolo di campione d'inverno. La squadra, guidata dal Duo Bellizzi, affronterà il prossimo 7 gennaio domenica tra le mura amiche del palacardito la Juve-Trani. Siamo da quanto di buono fatto chiaramente nel girone d'andata, ovviamente l'amarezza del, della finale di Coppa per il secondo anno di fila tra l'altro eh, c'è ed, ed è tanta, ma uh, ovviamente non dobbiamo mollare, non dobbiamo demordere, non dobbiamo farci abbattere da questa sconfitta che uh, probabilmente porterà i, i suoi lati positivi nel corso del, del giorno di ritorno fino alla fine del campionato. Ripartiamo da, da Trani con la prima, uh, la prima di ritorno con l'obiettivo di confermare quanto di buono fatto appunto come, come dicevo e ovviamente anche di, di migliorarci e di puntare sempre più in alto. Prima della pausa, Ariano ha chiuso con 7 vittorie su 7 gare. Moretti e compagni fin qui hanno maturato il più 4 rispetto alla Molisana e a Taranto. La prossima sfidante di Ariano, tranne fin qui, ha conquistato appena 6 punti in classifica. Tra le protagoniste, però, c'è certamente Ioanna Benemarcello, con 128 punti al referto. Dall'altra parte, Ariano si presenterà con Natalia Zubic, che fin qui ha realizzato ben 124 punti.